quando mi vanno i capelli davanti non vedo niente, e allora me li devo mettere proprio belli dietro, precisi. Spettacolo fuori porta qui ad Amandola, al Piazzale Ferranti, è una grande soddisfazione, fine estate, all'interno del progetto Marche in Vita, insieme alla Regione Marche, al MIBAC e all'AMAT. E fuori porta è uno spettacolo senza parole e mi piace tantissimo, perché dopo tante date fatte di cabaret, come si dice adesso, stand-up comedy, un po' di sano e silenzioso mimo o pantomima. Wow! Wow! Perché è adatto ad un pubblico a 360 gradi, sia per grandi che per piccini. Infatti è bello che nella locandina abbiamo messo anche immagini dei vecchietti con il bastone, bambini, mamme con la pancia. È uno spettacolo con una comicità di visual comedy, dove non si parla e dove la gag arriva a 360 gradi. Perché io penso sempre che il circo, il mondo del teatro di strada, è molto più amichevole rispetto al mondo del cabaret o del teatro comico, perché, o dell'attore in generale, perché quello che va su un monociclo a 3 metri d'altezza non pensa a quello che sta sotto, che fa dalle 3 alle 10 palline, perché pensa a non cadere fondamentalmente, e quindi quando scende è interessato all'arte dell'altra persona, quindi c'è molto scambio. Insieme alla gru abbiamo partecipato per il terzo anno a Marche in Vita e proponiamo uno spettacolo appunto di teatro di strada, di mimo, di clown, qui alla Mandola. I primi 2 anni abbiamo fatto, se non sbaglio, marketing, uno spettacolo che parlava del marketing, delle 4P del marketing, dato che il marketing è nato nel marketing, già nel nome marketing, e poi abbiamo fatto Gesti Colors, che è l'ultimo mio spettacolo che ho scritto, che è un misto tra mimo, appunto, e parola, dove andiamo a parlare perché gli italiani all'estero gesticolano. Però Fuori Porta mi piace un sacco, perché è uno spettacolo che è nato 4 anni fa, ma essendo uno spettacolo di mimo ha avuto diversi anni di prove aperte, di allenamento, di scrittura. È uno spettacolo scritto insieme a Paolo Figri, interpretato insieme a Giacomo Pompei, che è un acrobata, che in questo caso fa un tecnico acrobata, e per la regia di Domenico Lannutti. Quindi è uno spettacolo che mi piace tanto, sto vestito tutto di bianco, come vedete, e gioco con una porta, che poi vedrete, che è una porta chiaramente magica, non è una porta normale come le altre. Niente, sono quasi pronto. Mi metto la camicia dentro, siamo pronti per iniziare. Fuori porta.